Divertito dagli interventi intelligenti che dimostrano attenzione verso l'arte contemporanea. Filosoficamente, Davide Servadei, titolare della bottega Ceramica Gatti, nipote di Riccardo Gatti, reagisce ai continui episodi di turpazione e vandalismo che ormai da diverso tempo colpiscono la statua in memoria dello zio nell'omonimo parco in Borgo. Un divertimento che però scompare quando invece il vandalismo si traduce in scritte e disegni volgari che puntualmente dalla Ceramica Gatti sono costretti a pulire. Devo dire che, come dire, se faccio il membro di Italia Nostra di cui sono socio da tanti anni, dovrei inorridire. Se faccio il nipote del mio avo, Riccardo Gatti, dovrei inorridire. Devo dire che quando le cose sono fatte, come dire, con una non eccessiva volgarità e un qualche divertimento senza rovinare l'oggetto, in qualche modo può essere divertente. Non lo dovrei dire, però lo trovo un sistema e una specie di attenzione verso la contemporaneità abbastanza divertente. Siccome il pezzo che c'è la statua è stato per noi una grande scultura, perché è più di 2 metri, ma è, come dire, non è un originale, abbiamo riprodotto quello che è stato una delle sculture più note del mio avo, che in origine è alta 25 centimetri, questa è diventata grande 10 volte. Ecco lì, su quello si sono un po' divertiti. Se non si passa di là e se non si rovina, come dire, il pezzo, la scultura, che ogni tanto ci sia qualcosa di nuovo, diventa un po' come per noi faentini gli interventi che hanno fatto alla rotonda dove c'è la balena. Insomma, fino lì, finché si decide di non rovinare, ma si fa qualcosa di divertente, ci sta. Non mi dispiace, o quello che è successo alla rotonda di Sartelli, di cui io sono uno dei tanti coautori come artigiano in aiuto all'artista. Come dire, la prendo in modo positivo, non ci sono polemiche e mi diverte. Lei ovviamente si riferisce ai, diciamo, al reggiseno fatto con gli assorbenti e alle mutande. Prima però purtroppo ci furono degli eventi ben più pesanti, peni, vagine e diciamo, frasi sessualmente esplicite scritte un po' dappertutto. Vabbè, quelle le considero, come dire, coglionate di qualche giovane abbastanza ignorante. È fin troppo facile, naturalmente, andare a disegnare i vari riferimenti più o meno espliciti sui muri o sulle statue. Fanno parte di una sottocultura che in quel caso naturalmente non approvo. Mi piace quando ci sono degli interventi intelligenti, divertenti, anche se a colpi bassi, questi sono divertenti. Però disegnare e fare delle scritte volgari naturalmente non ha senso e non è assolutamente approvabile, soprattutto quando c'è un oggetto in qualche modo pubblico, ma a me che mi riguarda è inevitabile che non posso approvare. Però nonostante tutto voglio tentare di metterlo nella scia delle cose positive, ecco. Federico Lega, per Faenza Web TV.